Ok, allora qui con me ho il grandissimo attore che non solo come è stato presentato prima come attore di Tutti pazzi mare amore, ma ha anche altre cose alle spalle come i film di Moccia con Raul Bova, oddio scusalo, Scusa ma ti voglio sposare, Scusa ma ti chiamo amore, adesso stai in televisione con la fiction di Canale 5 Fratelli Detective, grazie, e volevo sapere da parte tua, a parte gli altri impegni che tu hai, che seguo anche io con l'orchestraccia eccetera eccetera, volevo sapere che oltre a quei due impegni che tu hai, cosa ti ha portato qui alla S. Roma Artisti e cosa provi ogni volta che diciamo fate questi eventi. Sicuramente insomma, l'affetto che c'è fra noi ragazzi che abbiamo creato questo gruppo, il fatto di essere tutti della Roma e poi soprattutto il fatto di poter sfruttare la nostra immagine per insomma, scopi benefici e per poter sensibilizzare la gente su realtà difficili, anche spesso dimenticate. Questa è la prima cosa, insomma, cerchiamo sempre di metterci a disposizione per qualsiasi tipo di evento noi reputiamo adatto, nel senso anche che facciamo una selezione rispetto alle cose che ci vengono. Ci appuriamo che sia tutto in regola, per esempio con gli incassi, con che siano veramente devoluti a chi servono e non siano soltanto delle bluff, no? È la prima cosa, dipende tutto da noi, quindi insomma ognuno di noi è libero di portare delle idee, dei Giorgio col cambio, mi sembra. Tanto ci abbiamo un altro, c'è uno che sta prima di e, insomma ci informiamo sempre su quello che andiamo a fare e, sia per un fatto di nostra insomma, linea di comportamento che insomma, per essere più efficaci possibili in quello che facciamo con i nostri interventi, semplicemente. Ti ringrazio Luca, in bocca al lupo per il tuo lavoro, per tutta la tua carriera e ci vediamo presto. Grazie, ciao.